Salve a tutti, quelle che state vedendo sono le riprese che ho effettuato durante il mio cammino di Santiago. Come vedete a Roma ho preso un aereo con il quale ho raggiunto Bordeaux, treno per Bayonne e poi un altro treno per Saint-Jean, dove finalmente è iniziata questa grande avventura. Ecco come sono andate le cose. Buona visione! Piedeforte e ho fatto amicizia con Pedri, che mi ha regalato una conchiglia. Buongiorno. Appena arrivato a Saint-Jean mi sono subito recato all'ufficio del pellegrino per ritirare la credenziale, il documento che attesta ufficialmente l'inizio del cammino francese. Non riuscivo ancora a credere a quello che stavo per fare. Perché il nome, indirizzo qui per favore. Il primo timbro. La sensazione tra il sogno e l'incredulità continuavano a persistere. Non riuscivo ancora a credere mentre varcavo l'arco ed il ponte di Saint-Jean che il mio cammino era iniziato. Ma era così. Passo dopo passo iniziai a scalare i Pirenei. Nel cammino che hizo nel 2017 de Le Puy hasta Espagnol. Lo spagnolo e italiano sono simili? Sì. Ci si capisce abbastanza bene. Mi trovo ad Orison e questo è l'ultimo posto dove poter prendere qualcosa da mangiare e da bere, perché fino a Roncisvalle non ci sarà più niente. Madonnina! Ma guardate di che panorama gode questa Madonnina. Peccato per la foschia all'orizzonte. Bastarono soltanto una manciata di chilometri per rendermi conto che la cosa più difficile fino a quel momento era stata semplicemente partire. Compiere il primo passo. Avevo deciso di partire da solo, ma già sul treno avevo conosciuto un ragazzo tedesco, poi uno spagnolo. Mi sono reso subito conto che il famoso detto "sul cammino non si è mai soli" è assolutamente vero. Comunque siamo arrivati in Navarra, questo vuol dire che qui siamo in Francia e da quest'altro lato siamo in Spagna. Eccoci arrivati alle Poeder. I learn Italy. I see in Santiago, then I can speak Italy. Adesso facciamo timbrare la credenziale, mostriamo i documenti, ma guardate che spettacolo, guardate. Qui c'è tutto il cammino di Santiago. Guardate che ostello super moderno. Manca poco. Il mattino seguente mi alzai di buon'ora. Merci. Ero consapevole che ero soltanto all'inizio ed avrei dovuto affrontare delle difficoltà, ma in quel momento mi sentivo bene. La sensazione è che la strada che stavo percorrendo era quella giusta. Per chi non sapesse esattamente cosa è il Cammino di Santiago, posso dire in poche parole che è una rete di itinerari percorso fin dal Medioevo per giungere alla Cattedrale di Santiago de Compostela. Io sto percorrendo il Cammino francese, un percorso lungo circa 800 km. Zubiri! Questo è il ponte romano detto Ponte della Rabbia e questo è il fiume Arga. L'albergo municipale è chiuso a causa del Covid, abbiamo deciso di proseguire. Il prossimo paese è a 5 km. Thank you.
Oggi è un grande giorno. Una delle città più belle del cammino mi attende. Arriverò a Pamplona. L'ingresso nella città è stata un'emozione unica, le alte mura difensive che la circondano sono imponenti. Siamo arrivati a Pamplona, abbiamo trovato sistemazione, siamo in un luogo stupendo, una vecchia chiesa sconsacrata. Guardate che spettacolo! Quando non ho avuto più niente da perdere, ho ottenuto tutto. Quando ho cessato di essere chi ero, ho ritrovato me stesso. Quando ho conosciuto l'umiliazione, ma ho continuato a camminare, ho capito che ero libero di scegliere il mio destino. Siamo appena usciti da Pamplona, abbiamo superato una lunghissima zona industriale e siamo quasi per intraprendere la scalata sulla montagna che ci porterà all'Alto del Perdono. Alto del Perdono è quello lì. Lungo questo cammino sto apprezzando molto le parole di uno scrittore che è Paolo Coelho. Quello che mi piace più di lui è la semplicità della sua narrativa. I suoi racconti mi hanno da sempre fatto riflettere. Qui, in maniera particolare, riecheggiano forti dentro di me. Si adattano perfettamente ad ogni situazione, ad ogni mio passo. In fondo lui è uno di quelli che il cammino lo ha già fatto. Si sale, si sale! Quella lì in fondo è Pamplona. Poco prima dell'Alto del Perdono raccolgo questo sasso che metterò nella borsa perché più avanti sarà molto utile. Questa è una frase molto bella qui sull'Alto del Perdono, ma anche di tutto il Cammino di Santiago, e praticamente recita: dove il cammino del vento si incrocia con quello delle stelle. Ma guardate che panorama! Si prosegue, Puente la Reina ci aspetta. 10 km a Puente la Reina. E comincia la discesa. Uterga! Nessun giorno è uguale all'altro. Ogni mattina porta con sé un particolare miracolo. Il proprio momento magico, nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle. Salute.
Fuente la Reina. Doors will be closed at 7 more or less. Siamo arrivati a Puente la Reina, questa mattina è andato tutto liscio, abbiamo già fatto la doccia, abbiamo lavato i vestiti ed ora siamo venuti al centro per pranzare. Vi saluto da sotto il ponte Puente la Reina, un bellissimo ponte romano, e noi ci vediamo domani, si arriva ad Estella. Un'uscita prima di andare a fare la nanna, alla salute. Perché qui a Puente la Reina sembra che ci sia una festa. Buonanotte. Buonanotte. Comincia ad albeggiare. Sono le 7:30, mancano 16 km a Estella e magari auguratemi un buon cammino. Io non vivo né nel mio passato né nel mio futuro. Possiedo soltanto il presente ed è il presente che mi interessa. Se riuscirai a mantenerti sempre nel presente, sarai un uomo felice. La vita sarà una festa, un grande banchetto, perché è sempre e soltanto il momento che stiamo vivendo. Ed eccoci a Estella. Mi ero reso conto di una cosa molto importante. Oggi ho percorso precisamente 100 km a piedi. Questa è la famosa Fuente del Vino. Da qui c'è un rubinetto dell'acqua e da quest'altra parte uno di vino. Il vino è gentilmente offerto a tutti i pellegrini che passano lungo questa via. Veramente un ottimo modo per farsi pubblicità. Sembra che quelle nuvole stanno arrivando di qua. Sta tirando un bel po' di vento. Nel frattempo siamo arrivati ad Azcueta. Bar chiuso. Oggi io e l'amico Frederick ci siamo salutati. Uno dei tanti insegnamenti del cammino è che qui ognuno deve portare il suo passo. A me di tanto in tanto piace fermarmi e fare i miei video, le fotografie. Non mi va di condizionarlo. Siamo comunque rimasti in contatto. Oggi è il sesto giorno di cammino. E le cose vanno abbastanza bene perché in 6 giorni non ho preso neanche una goccia d'acqua, non ho preso troppo sole né troppo freddo, meglio di così non si può. L'unico ne ho forse il dolore ai piedi. Cos'è un matto? Questa volta ti risponderò senza giri di parole. La follia è l'incapacità di comunicare le tue idee. È come se tu fossi in un paese straniero. Vedi tutto, comprendi tutto quello che succede intorno a te, ma sei incapace di spiegarti e di essere aiutato, perché non capisci la lingua.
ho visto che sono arrivato davvero presto allo Sarcos, ho deciso di proseguire. C'è un paese che si chiama San Sol, dovrebbe essere a 5-6 km. Questo è il camerone dell'albergue San Sol, come vedete è perfettamente vuoto. Non so se eres tu o es alguien que me trata de engañar. Grazie. Bene, mi sono sistemato. Ho speso 10 euro per dormire e 10 euro per il menù, che comprende un primo, un secondo, una macedonia e una birra. Molto bello questo soffitto. Ragazzi, sul cammino si deve imparare a fare il bucato, se no non si va da nessuna parte. Vediamo un po' San Sol. Tiracchia si è chiusa perché ci sono lavori in corso. Avrei voluto vedere l'interno, dai, vediamo lo stesso se mi riesco ad affacciare. Ah, ok, ok. No? Ok, ok. Niente, non si può entrare. Veramente quattro gatti in questo paese. Un paese fantasma. Campo di calcetto. Ha cominciato a piovere, ma sono sicuro che entro domani mattina smetterà. Oggi la giornata è andata abbastanza bene. Ho fatto 28 km, se non erro. Domani un po' di meno, penso 23. E arriverò a Logronio. Ieri appena arrivata all'albergo ha cominciato a diluviare. Sono stato molto fortunato. Oggi più o meno le previsioni sono simili. Devo cercare di raggiungere Logronio almeno per le 2. Logrono 13. Ed eccoci arrivati a Viana. Questa è una cittadina molto molto carina. Guardate i ruderi di questa chiesa. Una struttura ormai priva del suo tetto, ma immaginate come poteva essere nei suoi tempi migliori. Qua si può tranquillamente girare il Trono di Spade. Sono con un amico italiano, il primo italiano che ho conosciuto lungo il cammino. Indovinate come si chiama? Tiago. Logronio 5. In un'oretta dovrei farcela. Sto entrando ufficialmente nella provincia della Rioja. È il Ponte de Piedra. Un chilometro a Logronio. Vediamo un po' Logronio. Ad una settimana dalla mia partenza sento di dire che il mio corpo sta reagendo molto bene. È incredibile come ci si adatta in fretta. In fondo l'uomo ha da sempre camminato. Vieni paninetti. Anche la giornata di oggi è volta al termine, le cose sono andate piuttosto bene. E domani si va a Hera e sono 28 km. La periferia di Logrono inizia questo lungo parco, veramente enorme. Il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell'evitare che riflettiamo sul senso della vita. Io mi rubo un po' d'uva. Quella dovrebbe essere Navarrete. Antico.
l'unico ospedale per pellegrini. Se pela direttamente al fuoco? Sì, perché da voi che la pelle sta. Cacca nel fuoco? Se sale la pelle? Signore, incredibile! Circa 10 km a Nahera. Arrivato a Nahera. Girettino in mezzo al paese. In Spagna si festeggia sempre. Ma siamo in Colorado. Guardate queste colline di sabbia che si ergono dietro le case. E adesso andiamo a vedere il monastero di Santa Maria la Real. So che è bellissimo. Anche questa giornata è giunta al termine, domani arriverò a Gragnon, circa un'altra trentina di chilometri, e noi ci vediamo domani. Ciao! Oggi si va a Gragnon, circa 28 chilometri. Sono le 7:30 del mattino, mi trovo ad Azofra, il sole è ancora lontano dal sorgere e sono di nuovo in compagnia di Leo e Diana. Il sole sorge. Davanti a noi Santo Domingo della Calzada. Sono uscito da Santo Domingo della Calzada e ora si va in direzione Gragnon a 6,5 km. ...564 km, siamo vicini. Cos'è questo? Limonada, sta molto buona. Grazie Leo. Volentieri. Io e i miei amici brasiliani ci separiamo perché loro vanno avanti 4-5 km, ma ci rincontreremo a Burgos sicuramente, vero? E lei voleva salutare la sua mamma. Oi, papà, io a noi qui. Tutto bene? Grazie a Deus. Beijo. Qui sul cammino l'amicizia diventa un fattore molto importante, dispiace sempre quando ci si separa. Ma comunque, come ho già detto, sicuramente ci rincontreremo a Burgos. Ma non solo loro, rincontrerò tante altre persone che ho già conosciuto. Questo è l'albergo che ho trovato, si chiama la Casa della Sonrisas. Questo è un donativo, vuol dire che qui si può stare facendo un'offerta. Questa è la cucina, queste sono le camere. Ragazzi, è un piacere enorme presentarvi Yuan, questo signore praticamente mi segue su YouTube
e sapendo che io passavo per questa zona mi è venuta a trovare, mi ha contattato e mi è venuta a salutare. Fa un piacere enorme, sì sì. Esatto, molto bene. Ciao Gragnon. Ragazzi, camminare soli nella notte non apprezzo. L'ora più buia è quella che precede il sorgere del sole. Oggi e domani passerò per vari paesini come questo. Farmacia! Qui c'è un mio amico ungherese che si chiama Attila. Hello! Buon cammino! Buon cammino a te! Alla, alla. Ci vediamo dopo! Okay. Tu dove arrivi oggi? Los Santos? Yes! Ok, anch'io! Hello! Ciao! Good day! Questo paese si chiama Castel Delgado. Oggi è il mio nono giorno, ho raggiunto più o meno un quarto del cammino, il morale è alto, fisicamente sto abbastanza bene, piccolo problemino alla caviglia che spero non peggiori. E niente, confermo che comunque la presenza dei pellegrini è nettamente inferiore, ovviamente nel periodo pre-Covid. Molti alberghi comunali sono chiusi, però alla fine si va avanti, va bene così. A Burgos, splendida città. Per chi mi segue da poco deve sapere che io ho già iniziato un cammino di Santiago 2 anni fa e sono arrivato proprio a Burgos. Quindi quando arriverò in quella città, praticamente per me inizierà un cammino nuovo. A proposito, siamo in Castiglia. Velorado. Su, mi sembra che ci sono delle cicogne. Qui ci sono dei murales bellissimi. Fiume Tirón. Ed eccomi arrivato a Los Santos. Una chiesa incastonata nella roccia. Molto bella. Andiamo. Penso proprio di essermi sistemato bene oggi, ogni tanto ci vuole. Ho fatto 2 giorni di panini, ora mi fermo a pranzo e a cena. Buongiorno, eccoci qui, questo è il mio pranzo, è un ripieno di peperoni, carne, spettacolo. Infatti cenerò anche questa sera, vi faccio vedere un attimo le camere che comunque in ogni caso sono sempre quelle con letti a castello. Eccole qua, e ogni tanto ci vuole anche un po' di comodità. Qui sul cammino non si sa mai come finiscono le giornate, infatti sono con uno spagnolo e un olandese. Questa mattina cammino un po' con Diosu, uno spagnolo. Ieri sera siamo stati insieme, abbiamo cenato insieme, abbiamo passato una bellissima serata. Una viperetta sotto l'acqua. E lontano. Perfetto, grazie. È molto bonito. È molto tipico di qua, di questa zona. Villa Franca Monte de Oca. Villa Franca de Monte de Oca. Buenos días. Buenos días. Esta es la fosa común donde encontraron 30 cuerpos de la guerra civil, muertos por los fascistas.
Guardate che ambiente hippie. La iglesia de San Juan de Ortega. Bianco, rosso. Tu che prendi? Io bianco. Dai, lo provo anch'io il bianco. Vale, perfetto. Ok. La struttura dove dormirò questa notte è praticamente questa chiesa. Cambio di programma, non mi fermo più qui a San Juan de Ortega, ma più avanti, a circa 6 km, a Atapuerca. Sto con il mio amico, abbiamo trovato un'altra sistemazione a 6 km più avanti, infatti oggi sono abbastanza in forma, quindi è possibile fare altri 6 km senza problemi. Ragazzi, il cammino è spettacolare, vi dicevo che non si è mai soli ed è proprio così. Pensate che io ogni giorno ho camminato con delle persone diverse, un giorno con un tedesco, un giorno con dei brasiliani, oggi sto camminando con uno spagnolo e poi magari ci si incontra tutti insieme a destinazione. Questo è lo spirito del cammino. 518 a Santiago, vai! Ma guardate questo ponticello! Qui ad Atapuerca sono stati rinvenuti resti di civiltà preistoriche, giusto? E ahí il museo. Ciao. Bellissimo. Oggi dormo qui. Questa è la cena di questa sera. Domani una tappa molto importante per me. Infatti arriverò a Burgos, la città dove mi sono fermato l'ultima volta. Quindi da lì in poi per me sarà una nuova avventura. Che c'è? Che c'è? Quella dovrebbe essere Burgos. De Nuela Rio Pico. Finalmente si è fatto giorno. Oggi per me è una tappa molto molto importante. Mi sono alzato molto presto perché Burgos è una gran bella città da visitare. Vedrete, ha una cattedrale incredibile. Ciao a tutta la compagnia del cammino. Buenas. Buenos días. Ciao. Ed ora cominciamo a percorrere questa lunga zona industriale, lunga almeno 5 km. Superato questo ponte, varcata quella porta, entrerò nella piazza della cattedrale di Burgos. Signori, ecco la cattedrale di Burgos. Andiamo all'interno. Questo è il mio albergo di Burgos. Le scarpe vengono messe qua in questi appositi contenitori a scorrimento. Queste sono tutte le camere. Le camere tra virgolette dove ci sono i letti, tutti separati. Spegnete le televisioni e partite.
Oggi per Ontanas 30 km. Il meteo non è dei migliori, tira un po' di vento. Tardagios. Chissà come si pronuncia. Buon cammino. Si capisce che dobbiamo andare dritto? 476 km Santiago. Dopo Burgos entrai finalmente nelle Mesetas, il grande altopiano spagnolo fatto di immense distese di grano, un deserto che a detta di tutti mette a dura prova resistenza e pazienza. Per 6 giorni il paesaggio sarà più o meno questo. In fondo c'è un villaggio. Cornelos del Camino. Piove Ormazuela. Chiedo immensamente scusa per la mia traduzione, purtroppo non conosco lo spagnolo. Ontanas! Sono arrivato! Questo è l'albergue El Puntido dove passerò la notte. Oggi pranzo con Orlando di San Salvador. Saluto! Ci siamo fatti una bella paella. Questa settimana attraverserò le Mesetas. Non sarà molto facile fare video perché le Mesetas sono un ambiente praticamente sempre uguale per chilometri. Mezz'ora appena dopo che sono arrivato a questo albergue ha cominciato a piovere. Wow! E questo? Un guerriero responsabile non è quello che si prende sulle spalle il peso del mondo, è colui che ha imparato ad affrontare le sfide del momento. Circa 5-6 giorni di cammino qui sulle Mesetas e poi si arriva a León, che è una delle più grandi e più belle città del Cammino di Santiago. Mi trovo a Castroieriz. Letto, fecon lece e dolce. La pendenza 12% e vai. Si continua a salire. Delle Mesetas tanti dicono che sono il pezzo peggiore del Cammino di Santiago, sono le più noiose, sempre uguali e che fanno impazzire le persone. A me fino ad ora stanno piacendo. Qui c'è un riparo molto molto utile in questo deserto. Terra a perdita d'occhio. Nel bel mezzo del Cammin di Santiago si vede sventolare una bandiera italiana. Purtroppo c'è anche un'ambulanza. Questa è una confraternita di italiani, Fraternita di Perugia. Ok, so what is your name? Un bel caffè italiano prima di andare via.
sono a Itero de la Vega. Uno pensando alle mesetas può pensare più che altro a un deserto, in realtà qui si coltiva molto mais, gran turco. Un camino. E all'orizzonte c'è un paesino, dovrebbe essere Boadilla del Camino, dove devo fermarmi. Dell'Enel. Hola, sono arrivato all'albergue, veramente molto carino, guardate già da qui questo bel monumento in ferro. Ma guardate che bel giardino. E questo è l'interno. C'è questa sala, chi sa suonare il pianoforte può farsi anche una suonata di pianoforte. E queste sono le stanze che non riprendo perché ci sono delle persone che dormono. Comunque. Sono le 8:20 del mattino e la luna è ancora alta nel cielo. Le mesetas non sono proprio un deserto, ci sono anche allevamenti e anche strade, è normale. Questo è il tratto meno carino che ho fatto fino ad oggi. Villa Alcazar de Sirga, Santiago 463. Carrión de los Condes. Tappa. È ora di mettere qualcosa sotto i denti. Ora faccio un po' di spesa perché domani ci saranno un po' di chilometri dove non c'è niente, nulla assoluto. Un po' di barrette energetiche a 1,10 euro, 1,20 euro. Questa volta queste schifezze possono servire. Questa sera alette di pollo, uova e contorno con patate. Oggi si va a Moratinos, 30 km, tra cui 20 nel nulla. Non desistere mai dai tuoi sogni, segui i segnali. Messaggio sempre uguale, come vi dicevo, guardate. Non c'è niente. A Moratinos arriverò in una struttura gestita da italiani. Oggi finalmente sembra essere una bella giornata di sole. Ho deciso che domani farò una tappa molto molto lunga perché alla fine, facendo due calcoli, potrei riuscire ad arrivare a Lyon entro dopodomani. Però dovrò fare 45 km. In pratica la tappa più lunga fino adesso sul mio cammino. Calzadilla della Queza. È rimasto nascosto nella vallata fino agli ultimi metri questo paesetto. Dovrebbe esserci un bar a 50 metri. Buen camino. Leon 78 e per Moratinos 6 km ancora. Moratinos. Questo è Moratinos. Poi devo andare a vedere cos'è quella collina, ci sono tutti degli scavi sotto. Sembrano le casette degli Hobbit.
questo albergue portate la bandiera italiana. '76. La signora subito ci ha ospitato con una, con un bel bicchiere d'acqua. Male per noi dopo tanti chilometri. Molto carina questa struttura. Qui abbiamo anche gelati Algida, che però qui si chiamano Frigo. La salute, Diego. Questa sera si rimangia un po' di pasta. E adesso andiamo a vedere un attimo quella collinetta di cui parlavo prima, che è questa. Vediamo cos'è. È stranissima. Comunque ci sono delle porte all'interno. Questa è proprio la Hobbit. Ma dai, su, stranissimo, eh. Ma dai. Volevano fare qualcosa di importante qui, eh. Forse abbiamo svelato l'arcano? Qui c'erano delle cantine. No, The Hobbit non vivono qui. No, The Hobbit? No. Ok, sembra una collina completamente scavata e ha uno spazio all'interno. Volevano fare tipo delle cantine. Abbiamo visto anche la signora dell'albergo italiano fare questi centrini. Ci sarà qualche tradizione locale. Ci siamo. E vai! Si rimangia la pasta! Vai. San Nicolas del Real Camino. Questa mattina sono partito con un po' di pioggia, ma per il momento ha smesso, dai. Oggi 40 km, arriverò a Reliegos. Che bel ponte! Bellissimo! Il 17° giorno finalmente raggiunsi la metà del cammino e fu un'emozione incredibile. Oh! Sembra un nome giapponese. In pratica Shaogun è il centro geografico del cammino. E comincia a piovere. Fatti circa 10 km e mancano altri 30. Oggi è abbastanza dura, ho fatto appena 15 km. Ne mancano 25. Vabbè, sono 4, 7, 8, 9, 10, 11, beh, giusto? Abbiamo fatto una bella sosta di 10 minuti, latte e cioccolata e si continua. È il Burgo Ranero, vuol dire che mancano poco più di 10 km.
tutti gli alberi fino a giù hanno le copertine. Non so come si possono chiamare. Una decina di chilometri, Ultrea. Stavo guardando un attimo su Wikipedia, Ledigos è in pratica un paesetto di 63 abitanti, censito nel 2018, ad un'altitudine di circa 900 metri. No, altri 3700 metri. Finalmente, Ledigos, altro paese con quattro gatti. Poi sei piccolo, ma già ci sono due o tre alberghe, due bar. Ho messo un po' lo zaino in ordine, mi sono fatto una doccia e già comunque sto pensando a domani, perché domani finirò le mesetas. Ma soprattutto arriverò a León, una delle più belle città del Cammino di Santiago. Vediamo questo barretto che ci hanno suggerito prima di andare a dormire. Oggi finalmente si abbandonano le mesetas e si arriva a León, 25 km. Mansilla de las Mulas. Ciao, buongiorno. 10 km a León. È facile spiegare con semplici parole le emozioni che provai ad essere finalmente arrivato in una grande città come León, dopo aver camminato per giorni nelle mesetas. Stiamo facendo un brindisi. È buonissimo, ma è meglio che non vi dico cos'è. Questo è Mencia. Mencia è un tipo di uva, eh? Pietra picudo, un nuovo tipo di uva. Mencia, altro tipo di uva. E la pepina. Quando si avvicina uno straniero e noi lo confondiamo con un nostro fratello, ponendo fine ad ogni conflitto, ecco, questo è il momento in cui finisce la notte e comincia il giorno. Signori, la cattedrale di León. Incredibile, ragazzi, incredibile. Fantastica. Mi sta facendo assaggiare un po' di le cornie del luogo. Mortilla, picadillo e lomo de cerdo. Il comune di León. Ma guardate che splendida piazza con tutti questi portici, con tutte queste persone.
con questo bel caffè espresso davanti alla cattedrale. Vi saluto e ci vediamo domani. Se camminassimo solo nelle giornate di sole, non raggiungeremmo mai la nostra destinazione. Buenas dias a tutti, finalmente quella nebbia di questa mattina è andata via. Oggi arriverò a Hospital de Orbigo, 32 km di cammino. Ma guarda che bei nidi di cicogna, peccato sono volate via in Africa. La tappa di oggi si aggiudica il premio della meno carina di tutto il cammino di Santiago fino a questo momento. Hospital de Orbigo. Il campo de Alau è per le justas de caballos. Ah, un ponte meraviglioso. E questo è il rio Orbigo. Pazzesco questo ponte. Ora vi faccio vedere l'ostello della giornata. E questo è solo l'ingresso, dai, andiamo più avanti. Questo è il classico posto dove si mettono le stecche e le scarpe. Tutto ben fornito di tutto ciò che serve. Guardate che bello. Niente male, ragazzi. Un altro bel giardino. I soliti panni appesi. E queste sono le nostre camere. Usciamo. Ma guardate quanto è carino questo ostello, guardate. Questa sera ci stiamo bevendo un po' di vinello. Demenzia. E se è un caffè abbastanza bello. Prima di chiudere il video vi faccio vedere quante nazionalità ci sono in questi due tavoli e noi riusciamo a comunicare tutti. Americano, Stati Uniti. Ireland. Spagnola. Basca. I'm German. I'm Ralph. Palestinese. E la serata finisce in bellezza con questo orrugo bianco. Quanti gradi? 42 gradi, come i chilometri che dobbiamo fare domani. Buonanotte. Oggi arriverò ad Astorga ed è una bellissima città lungo il cammino. Quando si va verso un obiettivo è molto importante prestare attenzione al cammino. È il cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare e ci arricchisce mentre lo percorriamo. Mariachi son los que cantan las canciones italianas. Italianas no, perdón, las mexicanas. Los del gorro grande, con la chaqueta pequeña. Este es el crucero de San Bartolomé y ahí se ve la catedral y delante el Palacio Episcopal de Gaudí. Anch'io devo farmi una bevuta, dai. Poco prima di arrivare ad Astorga, per attraversare la ferrovia, dobbiamo passare su questa cosa. Mezzo chilometro sto punto da attraversare. Sono arrivata ad Astorga, adesso mi sistemo e poi vediamo un po' la città. Yes. Questo è un albergo pubblico, oggi abbiamo pagato 7 euro. Per il centro? Quindi Astorga è famosa anche per il cioccolato. Oggi abbiamo fatto la spesa, ogni tanto bisogna risparmiare. 5 euro di spesa e vai. E dopo stasera ristorante. Il fantastico Palazzo Episcopal di Gaudí, che è un museo. Facciamoci questa visita al museo, dai.
Santiago Peregrino. La Cruz de Hierro che vedremo domani non è quella originale è questa custodita qui all'interno del museo del Cammino. Ma guardate questo giardino. Ed ecco la cattedrale. Bellissima anche questa, eh. Vediamo se si può entrare. Questa è più bella di quella di Leo. Gadis supermercato. Facciamo la spesa per domani mattina perché i bar sono chiusi. Usciremo alle 5 e mezza. Prendiamo questo, dai. Questa sera ci trattiamo bene. Un po' di polpo e calamaro. Si va? Inizia la nostra giornata pellegrina. Vai. Alle 5.40. Galizia. La tappa di oggi è di 37 km ed arriverò a El Acebo de San Miguel. Novino, no camino. Qui abbiamo fatto 10. Facciamo una pausetta con il caffè. Hai fame? Andiamo, va! Mastro Francesco! Bueno, 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 signore! Mira, stavo preparando questo. Bene. Come si chiama questa? Aquí se llama calabaza. Calabaza, calabaza. Tradotto che è zucchina, zucca. Zucca! Hola. Hola. Una zucca, una zucca. Una zucca, zucca. Buenos días. Buenos días y buen camino, peregrinos. Gracias. Dios. La vista José ha detto cazzo la voglio pure io. Cominciamo a vedere di nuovo le montagne. Ma sei ganso? Hola, hola. È proprio ganso sto posto. Oggi finalmente raggiungerò la Cruz de Hierro, uno dei posti più mistici di tutto il Cammino di Santiago. La croce di ferro è a 1500 metri di altitudine e dovrebbe essere il punto più alto, poco più avanti, il punto più alto di tutto il Cammino di Santiago. Su per l'Alto del Perdono ho raccolto questa piccola pietra. Infatti usanza qui alla croce di ferro posare ai piedi della croce una pietra, diciamo, per farsi perdonare dei piccoli grandi peccati. E più è grande il peccato, più grande dovrebbe essere la pietra. Portarsi dietro però una pietra più grande di questa per tutti questi giorni lungo questo cammino non è facile. Quanta gente! Siamo.
missione compiuta, si prosegue. Guardate lì che panorama si gode da questa posizione. E l'acebo! Io sono praticamente arrivato, la mia destinazione è qui davanti a me e noi ci vediamo domani. Ciao! Pochi! Alla Croce di Ferro in poi non è tanto facile andare avanti, però sono proprio percorsi di montagna. Siamo proprio in mezzo alle montagne e guardate il percorso che dobbiamo fare. Molina Seca, veramente un bel paesetto collegato da questo ponte medievale, questo bel fiume. Caffè con lecce e tostada, il nostro pane abbrustolito. Prossimo paese, Ponferrada, dove vedremo un castello che dicono che è bellissimo. Siamo arrivati a Ponferrada, oggi il nostro pranzo sarà un panino, stasera ceniamo bene e quindi si va a fare la spesa. Sarà sufficiente? Paninetto con salmone, insalata, maionese. E giù a fine buco. Il castello è spettacolare, grande, molto grande. È tenuto molto bene. Il castello delle fiabe. Ah, salute. Salute. È Santiago de Compostela. Alcuni mi stanno chiedendo quanto è duro il cammino. Dipende. Dipende dallo stato fisico di una persona, dal tempo che ha. Il cammino può essere fatto in 25-30 giorni, può essere fatto anche in 40 giorni. C'è chi fa 20 km al giorno, chi 30, chi 40. Tutto qui. C'è chi li fa tutti camminando tutti i giorni e chi ogni tanto si ferma e si riposa un giorno. C'è anche chi fa un pezzettino all'anno. Una cosa è certa, sul cammino ognuno segue il suo passo, poi magari ci si ritrova a fine tappa tutti insieme. A Romanaccio! Fastidio, eh? Dai! Non si molla niente! Ma qual è la nostra destinazione oggi, Marco? Cacabelos! Cacabelos! Tornando al discorso di prima, sulla durezza del cammino, non è da sottovalutare il lato psicologico. Qui ci vuole un notevole spirito di adattamento. Faccio un esempio, si dorme spesso o quasi sempre con persone che sono dei perfetti sconosciuti, in situazioni molto scomode, perfino per terra con il sacco a pelo, non si mangia sempre ciò che si desidera, si può anche riuscire a saltare una cena, oppure la mattina si riesce a fare colazione anche dopo 8, 10, 15 km dopo che si è cominciato a camminare. Bisogna lavarsi i vestiti, che poi spesso la sera, se non c'è il sole, non si asciugano. Potrei anche continuare,
Comunque poi alla fine ci si abitua. Prenderei tutto questo come un insegnamento che ci dà il cammino, perché proprio con queste difficoltà si impara, una volta arrivati a casa, alla vita di tutti i giorni, ad apprezzare di più quello che si ha. Pronto, febbraio, tienes que dormir la noche anterior lo más cerca posible de la subida. Santiago, ¿no hay un abrazo de mi parte? ¿Qué? Gracias. Gracias. Coja ahí dos, no sé qué. ¡Wow! Están cojonudas, voy a coger otra. Muy buenas. Es la mejor pera que hay. Con tu permiso, gracias. Yo las tiro a la basura. Troppo gentile quel signore. Scesi sotto i 200. Hemos bajado de los 200. Questa sera una bella paella e una birra con limone. Alla salute! Ecco lì le montagne, quelle che dobbiamo scalare tra oggi e domani. La barca è più sicura nel porto, ma non è per questo che le barche sono state costruite. Tra oggi e domani supereremo queste montagne e si entrerà in Galizia. Come fai a stare sempre così bene, in forma? Hacer deporte y comer poco. Mangiare poco, poco mangiare, poco. Andando verso Santiago si percorre una linea praticamente sempre dritta, sempre verso la stessa direzione. In pratica il sole ce l'ho sempre sul lato sinistro e mi sto abbronzando da un solo lato. Il mio cammino a livello fisico sta andando abbastanza bene. Ho avuto qualche problema di vescica ai piedi i primi giorni, che comunque sono riuscito a risolvere nel modo migliore. Niente, il problema è che oggi comincia a insorgere un doloretto al ginocchio sinistro, qualcosa che mi aspettavo da tempo. Speriamo che si risolva e che non comprometta il mio cammino. La Serrerias, questo è il paese dove ci fermeremo oggi. Comunque qua è proprio carino, ci passa questo bel fiumiciattolo. Questo è l'albergo che ho preso. Alla fine il paese è questo. Comunque il suo fascino. E domani saliremo qui su per queste montagne, a Osebreiro. E poi si entrerà in Galizia. Questa sera mangiamo qualcosa di un po' più sostanzioso. Ogni tanto ci vuole. Eh sì, questi giorni stiamo facendo un po' di Ramadan. Troppo Ramadan. La nave è arrivata al mare. Bel piatto di riso con due uova buttate sopra. Bene amici, anche questa giornata è volta al termine. Domani si sale a Osebreiro, una salita bella tosta, e poi si entrerà in Galizia. A domani, ciao! Può sembrare che mi alzo presto, ma sono le 8 del mattino qui. Eccoci, l'alba. Dalla Serrerias a Osebreiro il percorso è abbastanza duro, sono 7 km di salita
spezzagambe. Ragazzi, siamo in Galizia. Galizia. Vamos. 160. E ora Sebreiro. A Sebreiro una bella colazione e poi si prosegue. Oggi circa 32 chilometri. Sebreiro. Bellissimo Sebreiro. Molto molto bello questo paesino. Facundo, tu hai fatto già un cammino in bicicletta, giusto? Sì, sì, io l'ho fatto intero in bicicletta, desde Roncesvalles hasta Santiago, e hace 6 anni. Alto San Roque. Comincia la discesa. E queste medicazioni, ragazzi, sono una normalità sul cammino. Come sei bello! Oggi già si stanno vedendo molti più pellegrini del solito, infatti ci stiamo avvicinando a Sarria. Sarria è una tappa molto importante perché da lì mancano 100 km a Santiago de Compostela e questo vuol dire che molti pellegrini iniziano il loro cammino da là per ottenere la Compostela. Infatti la Compostela si prende da 100 km di cammino in su. In cammino! Comunque oggi tutte tappe di montagne dove stiamo attraversando una serie di paesi molto molto belli. Ramil. Ma tu guarda. Wow. Pazzesco. Amico mio. Gigantesco. Qui ci sono un po' di informazioni. Praticamente un castagno. Età stimata 800 anni. Perimetro 8,5 metri. Diametro 2,7 metri. Arrivato. Ci tengo sempre a far vedere i posti dove alloggio. Questo è l'ingresso della struttura. Qui vengono posate le scarpe. Queste sono le nostre semplici camere. Vediamo un attimino i bagni. Eccoli qui. Ciao. Beh, niente male, dai. E adesso andiamo a cena che ho fame. Ho fatto più di 30 chilometri oggi. Questa sera zuppa di aglio, una bistecchina, patate con un buon peperone, dai. Bella proprio, cazzo. Ho cominciato a piovere un pochetto, ma andiamo avanti lo stesso. Oggi arriveremo a Sarria, una tappa molto importante. Arrivare lì significa che mancano 100 chilometri a Santiago. Supereremo Sarria e arriveremo a Porto Marin. Oggi 40 chilometri. Che zucche! Forte vento e pioggia. 40 chilometri così sono duri. Ancora di più. Sarria! Questa mattina abbiamo conosciuto un ragazzo italiano. Ciao, buon cammino. Ragazzo della Sicilia, di dove? Di Catania.
timbro qui a Sarria, ma sembra che non c'è nessuno. Un cambio di paesaggio netto. Ma guardate che alberi che ci sono qui. Io parlo, elicottero prendito io a meno 15 gradi a Pirineos. Io perdito perché niente di setta, niente di para mirare dove camminare, segnale. Questa ragazza che si chiama Giselda, nel suo primo cammino ci racconta che è stata soccorsa da un elicottero perché sui Pirenei è stata, tutto neve, è stata presa da una tempesta di neve, meno 15 gradi e salva per miracolo, salvata da un elicottero. Questa è una delle tante storie del cammino di Santiago. Io ho perdito per 2 mesi. La sensibilità alle mani. Della mano, per la neve, per il freddo. Sì. Io tengo un ricordo del tuo cammino. Secondo. A meno 100 da Santiago de Compostela, qua è bloccato tutto. Io volevo trovare. Vediamo se è questo. Voglio vedere la scritta 100. Signori, tappa fondamentale nel cammino. 100 km a Santiago. Vai! Siamo passando dove non si potrebbe. Se non facevamo questa deviazione non beccavamo la colonnetta del chilometro 100. Oggi la tappa è davvero molto dura. Avevo detto che erano 40 km, forse anche qualcosa di più, 42-43. Wow! Vai Alessio! È fatta! Adriano! Questa sera brodola galiziana e agnello con patate. Alla salute con il vino tinto. Come è andata la cena di questa sera? Diciamo che non è stata male, è stata abbastanza apprezzata. Rispetto alla media, buono l'abbacchio. Sì, sì, dai. Bravo. Abbacchietto buono, good. Yes. A domani ragazzi. Seguite ciao. Francesco, sempre su YouTube. Buongiorno, oggi se tutto va bene si mangia il polpo a Melide. Però bisognerà guadagnarselo. 40 km. La squadra di italiani sta aumentando. Siamo carichi. Questi giorni non l'ho detto mai, ma questa esperienza del cammino è qualcosa di pazzesco, di incredibile, assolutamente da provare. Trovate il tempo. Pranzo fatto, subito una bella salita. Ho conosciuto più italiani in questi ultimi 2 giorni che in tutto il cammino. Qui in Galizia il tempo è molto instabile, un attimo c'è la pioggia, un attimo dopo c'è il sole. Cosa stavo dicendo? Ah sì, per esempio in questo momento sta piovendo. Siamo in Galizia, ci siamo appena coperti, ha smesso di piovere. Che incubo. Per un po' me lo lascio il poncio. Ecco qui. Ecco qui ragazzi, ora c'è il sole. Dopodomani si arriva a Santiago. Come vi sentite? Ma se non dovesse piovere, bene.
Francesco oggi ha rifatto il calcolo dei chilometri fatti ieri, mi ero sbagliato un pochetto. Quanti chilometri abbiamo fatto, Francesco? 47. 47 chilometri in un giorno. Tricastella. Porto Marin, esatto. 47 chilometri. New record. Nuovo record. E con circa 40 chilometri di oggi, 87 chilometri in due giorni. Buona Andiamo media. Come i treni, ragazzi. E da domani invece alleggeriamo un po'. 33 chilometri circa e dopodomani 19 chilometri per arrivare a Santiago. Dopodomani proprio di riposo. Sì, sì, in modo da arrivare a Santiago giornata molto presto e goderci la città. Ha ricominciato a piovere giusto in tempo, ci siamo infilati qui sotto, c'è questo barretto, una birretta e si prosegue. Ed ecco che riesce il sole. Galicia. E questo è il mitico polpo alla gallega. Adesso lo proviamo, dai. Che bella tavolata, ragazzi. Infatti hanno cominciato a cedere. Si sono cominciate ad aprire. Oggi si arriva a Opedroso. 33 km. E domani, finalmente, Santiago de Compostela. Ce l'ho quasi fatta. E niente ragazzi, siamo in Galizia, detta anche l'Irlanda di Spagna. Sono a pochi chilometri dall'arrivo, 4-5, meno male perché comincio ad accusare la stanchezza dopo un mese di cammino. Meno di 20 a Santiago. Pedroso, sono arrivato. Domani soltanto 20 chilometri per arrivare a Santiago. Tra un paio d'ore sono a Santiago, circa 10 chilometri. Non riesco ancora a crederci. Chilometri. Ragazzi, abbiamo Santiago davanti a noi e lì c'è la cattedrale.
Missione compiuta. Eppure sono a bestia. Pai nosso, ti offrissemos, Pai nosso, nostra smaia. Oh, l'abbiamo fatta. Ciao. Orlando. Qui a dall'Abruzzo oggi. Con furore. Un abruzzese no. Viva la mano. Io sono due giorni. E questa è la fila che si crea ogni giorno per ritirare la Compostela. Però è molto ben organizzato. Grazie a questo codice QR puoi permetterti di non fare troppa fila, puoi vedere sempre quanto arriva il tuo turno e quindi nel frattempo andare a prenderti qualcosa. Nel frattempo che arriva il mio turno per la credenziale, mi bevo una bella birra. Oggi pranziamo con un bel bocadillo con calamari. I piedi sono da fotografare. Il mio destino ed è qua che c'è sta scritto. Credenziale presa. Franciscum Jezzi, 779 chilometri. C'è una fila per entrare. Vicino alla cattedrale di Santiago, a Piazza della Quintana, quando scende la notte accade uno strano fenomeno chiamato l'ombra del pellegrino. Andiamolo a vedere. Eccola qui, davvero misteriosa, un effetto ottico spettacolare. La cattedrale di Santiago è spettacolare anche di notte. Bene, anche questa giornata è finita, ma non è finito il mio viaggio. Ho deciso di arrivare a Finisterre, se tutto va bene, altri 3 giorni di cammino e arriverò alla fine del mondo. Oggi inizia per me un'avventura nell'avventura. Ho deciso di arrivare a Finisterre. Se tutto andrà bene, sarò lì fra 3 giorni. Bene, eccoci qui. Questa è la prima colonnina, appena dopo Santiago. 89 km, 586 metri a Fisterra. 86 km, 482 a Muxia. Pur con la consapevolezza della morte, possiede la forza per osare molto di più, per spingersi molto più lontano nelle conquiste quotidiane, visto che non ha niente da perdere, visto che la morte è inevitabile. Caffettino. Ieri ho parlato un po' poco dell'ingresso a Santiago, ma mi sono voluto godere veramente il momento e ho pensato un po' di meno a fare video. Vi chiedo scusa. E in
più ho avuto l'occasione di rivedere degli amici che avevo incontrato molti giorni prima, ed è stato bellissimo. Adesso comincio questa nuova avventura. Ebbene sì ragazzi, a questo punto voglio arrivare, se possibile, fino all'oceano, così per non avere nessun rammarico in futuro. Sono 3 giorni di cammino, un centinaio di chilometri, 30 chilometri al giorno, e si torna a casa. Oggi sono stato anche abbastanza fortunato con il clima, fa abbastanza caldo rispetto ai giorni scorsi ed è uscita una bella giornata di sole. Guardate quanti turisti! Sì, il ponte è carino, ci sono anche delle rapide. Italia, ciao, buon cammino. Ben cammino, gracias. Guardate quante castagne ci sono a terra. E poi nel nulla appaiono queste strutture. Bellissimo ponte. Camino. Negreira, sono arrivato. Questo è il mio albergo di oggi. E questa è Negreira. Oggi ho bisogno di un po' di liquidi. Un po' di patate, un po' di pollo. Buongiorno a tutti, oggi una tappa da 33 km, arriverò a Olveiroa. '69 a Fisterre. Questa mattina non ho fatto colazione, praticamente sto camminando da oltre un'ora e sembra che il primo bar è tra 5 km. Nella borsa non avevo più niente, non ci avevo pensato. Va bene, ma questa è una normalità sul cammino. Fare colazione dopo 5-10 km. L'alba finalmente! La prima persona che incontro questa mattina, dopo 2 ore. Eccolo lì. Un miraggio. Vedo l'insegna. Ah, è anche un albergue dove stanno uscendo dei pellegrini. Grazie. Caffè con leche e torta Santiago. Questo è il secondo giorno che cammino e mi sto rendendo conto che ci sono veramente pochissimi pellegrini lungo la strada. Ma è normale, molti si fermano a Santiago ed altri raggiungono Finisterre con l'autobus o con il taxi. Da parte mia sono veramente contento di aver preso questa decisione, perché in questo modo posso riflettere sul mese avventuroso che ho passato. Una grandissima avventura, incredibile. Ne vale la pena assolutamente. Se avete tempo e possibilità, vi ricordo sempre, partite. Sono molto felice anche
di percorrere questi ultimi tre giorni proprio in solitudine. Ve la dico tutta, sono i due giorni fino ad ora che mi sto godendo di più. Chilometri 84 metri. Tra 3-4 chilometri ci sarà un barretto, mi fermerò lì per pranzare. Oggi ho beccato la giornata più calda di tutto il cammino e non mi dispiace per niente. Spero sia così anche domani. Ragazzi, ho affrontato una salita incredibile. E la salita continua. Ma per andare al mare non si va in discesa? Questa mia seconda giornata ho visto soltanto due bar in 20 km. Consiglio di fare la spesa a Negreira. Assolutamente sì. È bella scorta d'acqua. Si comincia a riscendere e guardate, non c'è assolutamente nulla. Una zuppa e un po' di pesce fritto con patate. La Spagna è davvero molto economica. Il menù con la zuppa, il pesce, le patate, la birra, il caffè, 10 euro. Sostanzialmente quasi sempre così. 40 km e 3. Camminando, non mi sono neanche reso conto. Questo è il mio ostello. Rimesso al 100%. Adesso vado a fare un giretto perché mi sembra che questo paese è molto molto caratteristico. Andiamo a vedere, dai. Poi mi devo informare come si chiamano queste strutture, che da quello che ho capito erano usate come deposito del grano per tenerle lontane da animali, mi sembra, se ho capito bene, dall'acqua. Ma guardate quante ce ne sono. Ce ne sono tantissime. Veramente molto molto carino. Suggestivo. Guarda, guarda. Spettacolare. Uno dei paesi più belli che ho visto. Ed ecco qui il cimitero. Molto molto particolare. Ah, poi ho scoperto che queste strutture si chiamano Orreo, come l'albergo in cui ho alloggiato. Da questa parte ci sono le camere e qui c'è il ristorante. Oggi, se tutto va bene, arriverò alla fine del mondo. Comunque prima nel bosco, nell'oscurità, ho fatto un incontro eccezionale. Praticamente ho visto una lince. Ed è stato qualcosa di pazzesco. Ci siamo guardati negli occhi per almeno 10 secondi e poi è fuggita via. E questo è l'incrocio famoso, di qua si va a Muxia, di qui a Finisterre. Muxia 26 km e mezzo, Finisterre 30. Quindi per chi deve andare a Finisterre deve prendere a sinistra.
volte il guerriero della luce si comporta come l'acqua e fluisce fra gli ostacoli che incontra. In certi momenti resistere significa venire distrutto. Allora egli si adatta alle circostanze. Accetta, senza lagnarsi, che le pietre del cammino traccino la sua rotta attraverso le montagne. Man mano mi avvicino verso l'oceano, mi viene sempre di più da pensare a questo vulcano di La Palma che è esploso in tutta la sua drammaticità, travolgendo ogni cosa sul suo cammino fino a precipitare nel mare. Ed io mi sto sentendo in simbiosi con questa situazione. Ogni giorno vedo questo notiziario, questa lava che avanza, 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 come me. E anch'io arriverò al mare. È curiosa la cosa. Ragazzi, io non so se quello lì in fondo è l'oceano, ma penso proprio di sì. E davanti a me è immenso. In questo consiste la forza dell'acqua. Non potrà mai essere spezzata da un martello o ferita da un coltello. La più potente spada del mondo non potrà mai lasciare alcuna cicatrice sulla sua superficie. L'acqua di un fiume si adatta al cammino possibile, senza dimenticare il proprio obiettivo, il mare. Voi pensavate che il cammino una volta al mare era in discesa, Salito in capo al mondo e ora comincia una bella discesa, sarà il 20%. Due chilometri e mezzo al faro di Finisterre, è fatta. Questo posto che ormai sto finalmente per raggiungere dopo tanto cammino è un luogo leggendario. E dove prima di Cristoforo Colombo si pensava che all'orizzonte il mondo finiva, non è poi così cambiato il mondo. 300 metri! Ragazzi, ho fatto tutta questa strada da San Gian Piedeporte, 900 km fino a qui, solo per vedere questa colonnina con scritto il chilometro zero e per sentire il rumore dell'oceano. Questo viaggio è stato proprio la fine del mondo. Dedico questo video a quelle persone schiacciate dalla frenesia del mondo moderno, alienate dalla routine quotidiana e che non si chiedono più cosa significa essere davvero felici, a chi ormai ha anteposto il dio denaro al tempo, a chi ha smarrito la via. Il cammino di Santiago non è soltanto camminare, ma è anche un viaggio introspettivo, spesso non facile. Il dolore ai piedi, ai muscoli, alle ossa, qui sono più forti che mai. Così come sono amplificate le emozioni per le piccole cose, come scambiare quattro chiacchiere con degli sconosciuti, apprezzare punti di vista differenti, emozionarsi davanti alla vista di un'alba, un tramonto, persino la pioggia.
commuoversi se un anziano ti viene incontro offrendoti una pera. Lasciarsi andare nella vita è una cosa molto brutta. Spero che questo mio cammino sia da stimolo, una motivazione in più per affrontare nuove sfide.